Sì, prova. No, li provo con il dito. Pulisci il dito, non si è sporcato col gelato. Di dove sei? Di Manfredonia. Manfredonia. Mattinata. San Giovanni Rotondo. Anni? 25. 25. 25. 26. Sei sposato? No. 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 Hai figli? No. 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 Neanche. Quali sono i tuoi hobby? Giocare a calcio, ascoltare la musica e basta. Giocare a calcio, guidare i trattori e stare in campagna. Non giocare a calcio e uscire con gli amici. Io alla pallavolo. A quale animale assomiglia Angelo? Angelo. O un coniglio. Angelo, a quale animale assomiglia Nicola? A un... animale che dorme sempre. Giovanni e Danilo, a quale animale assomiglia? Devo rispondere io. A Giovanni e Danilo. Cippo e cioppo. Danilo, Giovanni? Giovanni, un bisonte. Povero. Cosa significa diventare preti? Beh, per me diventare prete è la scelta della felicità, è scegliere il Signore per tutta la vita, per sempre, ed essere un dono per gli altri. Donare la vita per gli altri, per i fratelli e per le comunità. Essere felici e portare Dio agli altri. Vivere collaborando alla gioia degli altri. Come l'hanno presa i tuoi genitori? Inizialmente non bene, adesso sono più felici di me. L'hanno presa fin da subito bene, sono felici per me per questa scelta. I miei l'hanno presa molto bene e sono molto contenti di questa scelta. Sì, anche a me non hanno mai opposto resistenze, mi hanno sempre accompagnato, anche se forse qualche incertezza, dubbio, perplessità ce l'avevano, ma adesso è svanito tutto. Hai una faccia triste? Un sorriso? Una smorfia? Cos'è per te la vocazione? Per me la vocazione è essere se stessi ed essere felice. Per me la vocazione è rispondere alla chiamata del Signore. Per me la vocazione è scoprire il proprio posto nella vita. Per me è scoprire qual è il filo rosso della propria esistenza. Dove hai conosciuto Dio? L'ho conosciuto in diversi modi. Una volta, ecco, davanti al tabernacolo in adorazione, però un'altra volta anche un'esperienza forte di carità. Io Dio l'ho conosciuto in parrocchia, prima di tutto. Al servizio di quella comunità con il mio caro nonno. Lì ho scoperto cosa significa servire Dio. Io ho conosciuto Dio in parrocchia, ma ho conosciuto Dio in tante persone che ho incontrato. Io nella bellezza della liturgia e nei tanti incontri della vita. Le figure che ti hanno accompagnato nel tuo cammino? I miei genitori innanzitutto, i miei nonni, i miei parroci, e altri animatori, diciamo, del seminario, educatori del seminario e padri spirituali che mi hanno accompagnato in questo cammino. Anche per me tante persone, i miei genitori, ma anche le tante persone che in seminario minore, in seminario maggiore, hanno saputo vedere in me qualcosa di più grande. Anche per me è stata la mia famiglia e tante persone che ho incontrato nel corso degli anni del seminario, minore e maggiore. Anche per me ovviamente la mia famiglia, i miei genitori, alcuni sacerdoti che per me sono stati dei modelli e poi tante altre figure che continuano a volermi bene e accompagnare. Il tuo cibo preferito? Pasta alla carbonara. Pasta e lenticchie. La carbonara. Penne al salmone. Carne o pesce? Pesce. Pesce. Carne. Pesce. Un santo a cui sei legato? San Francesco. San Filippo Neri. Sant'Antonio. San Giovanni Battista. Un pregio di Giovanni. Un pregio di Giovanni è essere simpaticone e amico di tutti. Generoso.
Divertente. Amicone. Un pregio di Angelo. Generosità. Bellezza. Generosità. Disponibilità. Un pregio di Danilo. Attenzione. Essere preciso. Un buon ascoltatore. Tutto me stesso. Un pregio di Nicola. Mi voglio la sprovvista. La bontà. Credo che iniziassi di la generosità. Il suo essere semplice. Il tuo, Nicola. Il mio. Semplicità. Un difetto di Angelo. Farsi problemi. Confermo. Troppo preciso. Troppi problemi. Un difetto di Nicola. Il mio difetto, anche il mio, è farmi problemi. Spesso fa ritardo. Anche confermo, spesso fa ritardo. L'infinito ritardo. Un difetto di Giovanni. A me sempre, perché non si cambia così. Il difetto di Giovanni, che a volte è un po' timoroso. Non mi viene la parola. A volte è ansioso. Così. Ansioso. Timoroso. Un difetto di Danilo. Il difetto di Danilo è che nella sua precisione tante volte è molto... Ecco, l'essere troppo preciso a volte non è un bene. Le battute squallide. Troppo puntiglioso. Che è pesante a volte. Meno male che non si sposa. Il corso più interessante del tuo percorso spirituale. Il corso più importante. Cristologia e trinitaria. Sì. Beh, Mariologia. Per me l'ecclesiologia. Anche per me l'ecclesiologia, lo studio della Chiesa. Il più pesante? Profeti. Anche per me profeti. Profeti. Confermo. Cosa preferisci fare in comunità? Mettermi a servizio degli altri e confessare. Beh, sicuramente mettermi a servizio, però nel nascondimento. Mettermi a servizio e stare ad ascoltare le persone. Essenzialmente questo, ascoltare. Cosa ti pesa di più in comunità? Vabbè, mi pesa innanzitutto stare in mezzo alle situazioni non facili. Tante volte capitano delle situazioni non facili. Quindi stare in mezzo a queste situazioni non facili. L'essere costantemente sotto i riflettori. L'essere molte volte sì, al centro dei riflettori. Il fatto di stare al centro dell'attenzione e poi di dover dare sempre il massimo a volte. Ricchezza o povertà? Povertà. 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 Il momento più difficile nella vita? È stato quello di un lutto in famiglia, tanti anni fa, l'anno scorso. Invece per me l'esperienza più difficile è stata quando è venuto a mancare mio nonno una settimana dopo che io avevo iniziato il mio percorso in seminario. Lì la persona che più mi spingeva a fare questa scelta è venuta a meno e mi sono dovuto affidare veramente al Signore. A un periodo particolare del seminario di Molfetta, quando era il seminario maggiore, c'è stato un periodo veramente difficile. Sai che non mi viene... Ci devo pensare, posso rispondere? No. Cosa ti è mancato di più in questi ultimi anni? Beh, sicuramente il fatto di essere costantemente fuori casa ha permesso di non avere un contatto più, ecco, come prima con i propri genitori, la propria famiglia. Mi è mancato sicuramente la vicinanza con le persone con la quale mi ero legato negli anni precedenti. E quindi questa lontananza mi è pesata molto. Sì, anche per me la cosa che più mi è mancata è questo qui, il rapporto stretto con le persone con cui avevo legato molto. Anche a me lo stesso, molto spesso la distanza dalle persone care, l'esserci in alcune situazioni che forse era determinante esserci. Chi dei quattro è più alto? Danilo. Danilo. Sì. Danilo. Io. Chi più magro? Angelo, sì. Ero macro. Chi
Chi più sveglio? Non Nicola. Giovanni. Chi mangia di più? Giovanni, decisamente. Chi è il più riflessivo? Nicola. Sì, Nicola sì. Chi è il più spiritoso? Danilo. Sì, forse. Danilo, forse io. Chi è il più spirituale? Nicola. Angelo, dai. Nicola. Cosa consiglieresti ad un ragazzo che intraprende questo cammino? Beh, di fidarsi totalmente, di abbandonarsi a Dio. E poi ecco che comunque è un percorso di felicità, quindi ricercare veramente la propria felicità. Che per rispondere alla vocazione non ci vogliono grandi scelte o grandi cose, ma semplicemente accettare un dono che Dio ci fa ogni giorno. Di non lasciarsi intimorire, specialmente in quei momenti di paura e di buio. Di non aver paura ad aprire il cuore alla novità della vita. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava l'uva ad Eva. Eva lava l'uva, lava il buf. Non ci provo nemmeno. Eva. Secondo me anche Eva si è arresa. Ciao. 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 Tanti auguri. Grazie.